Mi metto qui, che diverso. Vediamo che sta da bene, perché fate un po', vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Ben trovati. Parliamo di lirica, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, ne riparliamo anche adesso, perché ci sono notizie che dobbiamo dare, e questo è il nostro lavoro, perché la lirica è, diciamo, una delle attività trainanti dal punto di vista artistico della nostra regione. Basti pensare al ROF, al SOF, al Pergolesi, alle Muse e tante altre cose messe insieme, che ci vorrebbe tanto tempo per parlarne in una regione che ha 1,5 milioni di abitanti neppure. Quindi c'è tanta attività. E allora oggi abbiamo invitato il maestro Vincenzo De Vivo, che è direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, del Teatro Le Muse e dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. Vincenzo De Vivo, io però ho bisogno che ti chiedo una cosa, la prima cosa è questa. Chiaramente la stampa ne ha parlato in questi ultimissimi giorni. Si è detto che con il 31 dicembre, data in cui scadrà il mandato, il tuo mandato di direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Jesi, quindi della stagione lirica sì, ma prima anche del Festival Pergolesiano, che è molto importante, che, diciamo, detto fra noi, è una tua creatura che hai cullato e creato per tutti questi anni, non rinnoverai il tuo mandato. Ci spieghi perché? Io sono stato molto felice di aver passato questi lunghi anni a Jesi in due momenti diversi. Il momento in cui bisognava creare la fondazione e creare il festival. Poi c'è stata la grande avventura della registrazione dell'integrale del Teatro di Pergolesi. Abbiamo poi cominciato a lavorare... Che è piaciuta tantissimo in tutto il mondo. Io credo che l'Italia, invece, il discorso di Pergolesi sia meno recettivo. All'estero sì, è vero o non è vero? Assolutamente sì. Per esempio a Tokyo la messa in scena dell'Olimpiade ha fatto vincere il premio del miglior spettacolo dell'anno ad uno dei teatri che l'ha messo in scena con il materiale della Fondazione Pergolesi Spontini. E possiamo essere molto felici tutti quanti noi, uso il plurale perché la fondazione è fatta di uno staff straordinario, è fatta di un comitato scientifico per Pergolesi e uno per Spontini. E tutti noi abbiamo riaperto la strada delle esecuzioni in tutto il mondo dei due autori. Dopodiché io sono tornato 3 anni fa con un progetto di rilancio, soprattutto relativo al secondo degli autori, quello più difficile, uno Spontini tanto famoso in vita quanto dimenticato dopo, e sono contento che alla fine del mio mandato gli obiettivi che mi ero proposto li abbiamo sicuramente centrati tutti. Adesso ti faccio una domanda cattiva però, e allora lo dico anche a voi. Pergolesi è vissuto 26 anni, quindi alcuni meno di Rossini, che ci aveva però un altro tipo di modo di scrivere anche la sua musica e cose. Spontini in Italia non è come in Germania, in Italia non ha quell'appeal che hanno tanti altri autori, diciamo, che sono di cartellone. E tu hai fatto un'impresa titanica. Come si fa? Il problema è che le cose più importanti di Spontini sono state scritte per dei teatri di corte, quindi hanno bisogno di un apparato enorme. Infatti sono molto felice di andare via dopo aver avviato la revisione critica del Fernán Cortés, che aprirà
la stagione dell'opera di Firenze, e che è un vero e proprio mastodonte musicale, e con uno studio scientifico che parte dal nostro comitato jesino. Però c'è uno Spontini giovane e uno Spontini che scrive per i teatri italiani, e aver ritrovato quattro partiture in Belgio, nella Cioè, poi è una cosa biblioteca del molto castello, recente, insomma. sì, qualche anno fa, nel castello di Ingene, dalla provincia di Anversa, la biblioteca del conservatorio, dal Centro per la Musica Fiamminga, ci sono venuti a cercare, e insieme abbiamo messo in scena queste Metamorfosi di Pasquale, che erano il cuore della proposta del festival di quest'anno, ed è l'unica opera di Spontini scritta per lo stesso teatro, il San Moisè di Venezia, che farà debuttare qualche anno dopo Gioachino Rossini. Quindi anche quest'anno, tutto il mese di settembre scorso è stato dedicato a Pergolesi, Spontini, ma è il loro tempo, e molti autori e tante invenzioni che ci sono state, perché fra l'altro per creare bisogna saper creare davvero, utilizzando anche molti giovani che vi hanno aiutato e che hanno messo le loro nuove idee, no? Anche dal punto di vista tecnologico, tecnico, se vuoi. Quindi credo che di questo tu dovresti essere estremamente soddisfatto. E lo sono talmente soddisfatto che penso di aver contribuito a una nuova fase di rilancio della fondazione e del festival e di tutte le attività, tra cui la stagione lirica che abbiamo appena presentato. E sono felice di poter passare il testimone in un momento bello, in un momento in cui le energie sono tante e in cui la struttura ha voglia di investirle positivamente per dimostrare quanto importante sia come polo produttivo il Teatro Pergolesi e la Fondazione Pergolesi Spontini. Prima di chiederti di parlarci un momentino della stagione del Pergolesi che aprirà il 26 di ottobre con Il Trovatore, io ti chiedo una cosa, ma direttore artistico si nasce o ci si diventa? Non mi sono mai posto questo problema. Io credo che in teatro i ruoli non li scopri finché non li fai. Cioè, in teatro bisognerebbe ricominciare a fare quel tipo di gavetta che ti consente di capire realmente qual è la tua vocazione e in quale settore dai il meglio di te. Tu come sei nato? Quale vocazione hai avuto già verso la musica, chiaramente? Certamente, però studiare il pianoforte non significa essere immediatamente attratto dal teatro. Il teatro è venuto dopo ed è venuto come una passione bruciante, contemporaneamente l'attività di periodista mi ha aiutato a vedere molto e a imparare molto. E poi dai programmi di sala, da curare i programmi di sala per la Rai di Roma, sono passato a fare l'assistente del direttore artistico, e da lì poi piano piano nei vari teatri a Roma, a Venezia, a Napoli. Quindi apprendi e hai fatto come una spugna, insomma, Sicuramente. hai appreso. E ho fatto tante cose diverse nell'organizzazione, prima di capire che forse occuparmi delle scelte artistiche, occuparmi della programmazione era la cosa che potevo mettere in gioco positivamente tra le tante che avevo provato. Lavorare con i giovani, perché l'equipe che tu hai ancora fino alla fine dell'anno e comunque che hai avuto negli anni passati, è veramente giovane, è stato facile nel rapporto, empatico oppure? Facile sicuramente perché poter avere a tua disposizione le loro energie e aiutare a catalizzarle su dei progetti comuni, su delle idee che devono diventare fatti, è una cosa molto bella. I giovani sono generosi, i giovani sono volitivi e
E io che per tanto tempo sono stato il più giovane, mi sono poi ritrovato a essere il decano. E quindi portare questa mia giovinezza che dura da tanti anni accanto a una giovinezza autentica che mi ha regalato molti stimoli e molti suggerimenti. In occasione quindi di andare anche d'accordo. Come nasce la scelta del trovatore? Abbiamo detto il 26 ottobre in prima, il 28 ottobre prossimo in seconda serata, poi le nozze di Figaro 9 novembre e 11 di novembre, e poi questo gran circo Rossini, che è una novità, credo, voglio dire, o una creazione. Allora, è una stagione che coniuga dei titoli che sono una sicurezza per il pubblico, un trovatore che viene realizzato con la neonata Fondazione Lirica delle Marche e con il Teatro Marrucino di Chieti, un Nozze di Figaro che vede un'altra collaborazione con i teatri di Treviso e di Ferrara e un prodotto che è stato fissato a Jesi. Con il primo prodotto dello scorso anno che era Caffè Bach, mettere insieme quello che è il mondo del teatro musicale, il mondo del bel canto col mondo del circo e scoprire che ci sono tanti punti in comune, che quasi tutti i circensi sono musicisti e che il mondo di Bach in qualche modo si specchiava nelle architetture del virtuosismo atletico, del virtuosismo acrobatico, e ancora di più si specchia questa architettura straordinariamente virtuosistica di Rossini nel mondo del circo, toccando sia le corde atletiche che le corde sentimentali. Ed ecco che con Giacomo Costantini, che è l'anima del Circo del Grito ed è anche il responsabile dell'idea, del plot, della storia, Certo. e sarà il regista, abbiamo pensato ad un personaggio vero, il signor Scannavini, cameriere di Rossini, il quale riceve nel testamento del maestro un legato, anche se sappiamo nell'ultima stesura il maestro Rossini lo fa scomparire. E quindi Giacomo Costantini costruisce la storia su Scannavini, che è sicuro di avere i vestiti del maestro, e nei vestiti ci mettiamo anche gli abiti di tutte le opere di Rossini, e un bel po' di soldi, decide di diventare impresario e di mettere su un grande circo. Quando scoprirà di essere diventato povero, di essersi indebitato perché il legato non esiste più, sarà la bontà della seconda moglie di Rossini, Olympe, a permettergli di poter realizzare il suo sogno. Quindi dovrebbe essere un'edizione che è accattivante sicuramente, poi le musiche sono di Rossini, no? Sono di due compositori che da Ah, Rossini da Rossini. riscrivono una nuova partitura che conserva tutto il brio, tutta la forza del maestro all'interno di una lettura, che è una lettura di un autore dei nostri tempi. Bene, quindi abbiamo parlato del Festival Pergolesiano e della 51ª stagione lirica del teatro della Fondazione Pergolesi Potini del Pergolesi di Jesi, inteso come teatro nel caso specifico. E so che vi siete salutati con grande affetto, sia con il nuovo amministratore delegato, la dottoressa Lucia Chiatti, con il sindaco e tutti. Quindi io credo che tu resterai comunque attaccato a quello che è Jesi come essenza e come, non solo come città, ma come base culturale. Naturalmente, Jesi è comunque un punto di riferimento per me e sarò felice di tornare ad applaudire le produzioni future della Fondazione e spero di applaudire i risultati degli studi scientifici che si continueranno sui due autori, perché se Jesi è diventata forte in tutto il mondo e se la Fondazione ha potuto realmente realizzare i compiti istituzionali, è
stato grazie al rigore scientifico con cui ha condotto il lavoro su Pergolesi e su Spontini. Passiamo ad Ancona. Allora, ad Ancona, quali sono le opere che tu hai creato per Ancona? Perché hai scelto quelle opere lì? E sono adatte proprio per le muse oppure? Ecco, le muse Ti ho fatto una domanda quasi trabocchetto. No, le muse hanno una loro identità. È un teatro che ha una tradizione meravigliosa ma interrotta al momento della guerra e una rinascita che è recente, in cui sono stati segnati dei traguardi importanti. Ora, le muse ha il vantaggio di avere una squadra meravigliosa che è legata alle produzioni di Marche Teatro, è una squadra tecnica, organizzativa, amministrativa, che permette realmente di realizzare l'opera con la stessa cura e la stessa energia con cui tu puoi fare uno spettacolo di prosa o uno spettacolo di danza. E questo è un plusvalore importantissimo. Ecco che nella scelta delle opere, pur rimanendo nel grande repertorio, perché quando tu hai una stagione di due titoli, hai bisogno di dare dei messaggi che siano raggiungibili da I tutti. titoli Quest'anno quali sono? sono stati Un ballo in maschera e la Cenerentola, e l'idea è stata quella di fare degli spettacoli teatrali fortemente propositivi, con registi come Pete Brooks e Francesca Lattuada, di avere direttori di grande esperienza ma anche di grande vitalità come Guillaume Tournier e Giuseppe Finzi, e una squadra di cantanti delle ultime generazioni in cui abbiamo potuto individuare alcuni che saranno le star del futuro. Io penso al tenore Otar Georgichia, che è uno dei cantanti del Mariinsky con il maestro Gergiev, e che tra poco prenderà il volo ed è stato il nostro protagonista del ballo in maschera, o al gruppo di cantanti di quella fucina meravigliosa che è l'Accademia Rossiniana Alberto Zedda del Rossini Opera Festival, con cui abbiamo realizzato Barbiere di Siviglia lo scorso anno e Cenerentola quest'anno. Beh, anche loro, Cenerentola era già una cosa che era nata tanti anni fa, una bellissima edizione, ho visto, ricordo tanti anni fa di Cenerentola, ma c'è anche il fatto che ogni anno loro scelgono per fare per esempio il Viaggio a Reims, che è il saggio, chiamiamolo saggio, finale, tutti gli anni si vede che ci sono degli artisti bravi, perché per fare Esatto. Viaggio a Reims è indispensabile avere un cast E noi stellare. abbiamo pescato il nostro cast da diverse annate di Viaggio a Reims, che mescolate insieme ci hanno permesso di fare uno spettacolo veramente rossiniano, dove tutti parlavano la stessa lingua, quella lingua insegnata da Alberto Zedda, che continua a essere amministrata da un altro grande docente, che è Ernesto Palassi. E poi ci sarà anche. Ah, Palacio, esatto, sì, lui è il direttore artistico. L'anno prossimo so che si inizieranno con Semiramide lì al Rof, mi hanno detto, e ci sarà Salome Ghicia, che noi abbiamo visto anche, oltre alla Donna del Lago al Rof, ma anche al Pergolesi Pugliesi Contraviata. con Traviata, insieme a Giovanni Meoni e ad altri. Quindi, dal punto di vista artistico, era una bellissima coppia, anche se non era loro la coppia, chiaramente. Naturalmente. Ecco, tu mi hai parlato di giovani. Io vedo spesso, prima di parlare poi dell'Accademia, chiaramente d'arte lirica di Osimo, perché lì dobbiamo arrivare, ci sono molti giovani che stanno venendo fuori, emergenti, ed è giusto, come nel calcio, bisogna far giocare anche i giovani, fermo restando che non a tutti si può dare Otello a 21 anni, per Ovviamente. dire, o certe opere che hanno bisogno di una vocalità. Però, ecco, perché ci sono tanti stranieri, tanto, almeno quello che vedo io, il numero maggiore è di stranieri,
più degli italiani che vengono a studiare lirica? Allora, c'è da dire che l'Italia è un polo di attrazione per tutto il mondo musicale, in particolare per la lirica. Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma i teatri e i campi di calcio sono i luoghi in cui in tutto il mondo si coltiva la lingua italiana. Chiaramente siamo pieni di artisti stranieri perché gli artisti stranieri fanno dei sacrifici immensi, vengono da noi, si perfezionano, studiano, ce la mettono tutta e alla fine danno dei grandi risultati. Naturalmente questo non significa che noi non abbiamo una generazione di cantanti italiani bravissimi, però mi rendo perfettamente conto che la fatica e la determinazione di quanti fanno sacrifici immensi per poter raggiungere la meta dei loro sogni, che è l'Italia, e calcare il palcoscenico, è probabilmente maggiore di quella che fanno i nostri italiani. La fatica, per esempio, di imparare la lingua, di cantare in lingua, molto spesso cantano anche meglio, questo diciamolo fra noi, a livello di dizione, molto meglio di molti cantanti italiani qualche volta, perché... E poi non è che imparano l'italiano di libretti scritti nell'Ottocento, quindi è un altro tipo di italiano, quindi già c'è il lavoro è tanto. Naturalmente. È grosso. Visto che parliamo di giovani, abbiamo parlato del Pergolesi, abbiamo parlato delle Muse, e tu sei anche direttore artistico dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. Il ROF è un punto di riferimento, ma ce ne sono diversi nelle Marche. Ecco, qual è la mission, chiamiamola così, dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo? Come nasce? Perché? Quali sono le difficoltà che incontra, se le trova? E come si superano? Allora, l'Accademia Lirica di Osimo è sicuramente la più antica tra le istituzioni formative in Italia. È nata 40 anni fa da un gruppo di straordinari maestri guidati da Romano Gandolfi, che era il maestro del coro della Scala, e c'erano personaggi come Tonini, come Melani, come Ottavio Zino, che avevano conosciuto i compositori da Mascagni ad Alfano, a Zandonai, e quindi praticamente un nucleo di persone raccolto da padre Venanzio Sorbini, che a Osimo aveva fondato... Storico fondatore, diciamo. Esattamente, aveva fondato questa istituzione con una metodologia straordinaria. Si lavora 8 mesi l'anno, 5 giorni alla settimana, con maestri diversi, e si lavora sulla tecnica, sull'interpretazione e su tutti i repertori possibili, non soltanto sulla lirica, ma anche sulla cameristica, certo, e sulla vocalità legata al repertorio sinfonico. E poi, da quando ci sono io, si lavora di più sul barocco, si lavora di più anche sulla musica contemporanea e sul musical, a seconda delle fisionomie vocali. E 25 ragazzi che vengono da tutto il mondo ogni anno ti consentono di poter seguire delle strade e di poter offrire al pubblico più di un concerto al mese, uno spettacolo d'opera l'anno, e di presentare ai teatri, facendo venire i loro direttori artistici o mandandoli in audizione, dei giovani professionisti. Quindi l'Accademia non solo forma, ma crea un ponte verso la professione. Questo significa che, per esempio, a settembre uno dei nostri baritoni, un kazako 23enne, ha debuttato in Scala nella Libaba. Una georgiana 24enne sta cantando al Festival Verdi nella produzione di Un giorno di regno al Teatro di Busseto. La giovane regina della notte dei teatri lombardi ha cantato a Pompei nel programma di Piero e Alberto Angela su Rai 1. E questi sono soltanto alcuni dei nostri allievi ed ex allievi che
che stanno già percorrendo una strada professionale, ma la Ulrica del ballo in maschera ad Ancona è una nostra ex allieva, la russa Pirogova, la compagnia dell'opera di Balducci, questa grande riscoperta del Festival Pergolesi Spontini 2018, è stata interamente interpretata da allievi ed ex allievi dell'Accademia, il che significa che questa fucina di talenti è anche in grado di diventare il trampolino di lancio di quanti italiani o stranieri possono diventare le stelle del futuro. Ora devi dire la verità. Hai l'Accademia, il Pergolesi, io semplifico chiaramente, le muse, eccetera, vivono di progetti, i quali hanno visto in te diciamo, l'apice, la parte definitiva che li ha gestiti, eccetera. In questi anni, quale progetto ti ha veramente entusiasmato maggiormente? Fermo restando che l'hai presi tutti quanti, sicuramente con lo stesso spirito di professionista. Diciamo che tutti i progetti mi hanno veramente entusiasmato perché è diventato talmente faticoso occuparsi di spettacolo in Italia che se non vivi di entusiasmo rischi davvero di naufragare nella disperazione di avere poche risorse e tanta burocrazia. Mentre invece in tutte e tre le istituzioni la natura dei progetti è sempre stata affascinante e quindi li ho seguiti tutti con uguale entusiasmo. Ovviamente ce n'è uno che non è ancora partito, parte in questi giorni, che seguo con grande attenzione ed è la musica dei poeti. È un progetto che l'Accademia di Osimo realizza insieme con l'Istituto Campana e con la collaborazione del Centro Leopardiano di Recanati e di alcune realtà scolastiche, che è quello di mettere al centro dell'attenzione non solo la musica, ma la poesia. La poesia intonata dai grandi compositori e la poesia come mezzo per far rivivere agli studenti il piacere di una musicalità scoperta e riprodotta con la propria recitazione, con la propria lettura, di far ritrovare agli ospiti delle case di riposo che hanno smarrito alcuni punti di riferimento, i lacerti di quelle poesie imparate nella loro prima giovinezza, di insegnare la poesia attraverso la canzone d'autore a quei giovani sfortunati che sono nelle case circondariali e che se avessero più input di natura culturale capirebbero prima quanto difficile e negativa sia la strada che non passa attraverso la propria coscienza. Ecco perché si dice che la musica è universale ed è bella per quello che unisce i popoli, unisce categorie e socialmente chiaramente crea e accresce anche la cultura, come accresce l'interazione fra persone e personaggi. Io ti faccio l'ultima domanda. E che farai? Già hai in testa dal 1 gennaio in poi oppure te lo tieni e ce lo farai sapere? Per questo, per quello che si riferisce ovviamente alla Fondazione Pergolesi Spontini. Devo dire che ho molte attività in corso e soprattutto attività che mi permettono di continuare a girare il mondo a cercare talenti, perché oggi se non cerchi talenti e non li trovi, non sei realmente in grado di costruire dei progetti interessanti. Il mercato è sempre più vasto, nascono
sempre nuovi musicisti, cantanti, registi e scenografi di grande interesse. Viaggerò di più. Era Vincenzo De Vivo che ringraziamo e salutiamo insieme a voi. Alla prossima puntata. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché. Ah! Detto però, non ci sta anche meglio, insomma.